tu fare questo qua io. No, ciao. E che, con chi è? L'importante è che devo sempre avere la testa così. E questo è l'unica cosa per me. Bomba ragazzi, benvenuti in un nuovo Insegnare la Voce. Si chiama Insegnare la Voce? Non lo so. Oggi grandi ospiti, signori. È scritto nel titolo, ma li vedete, li conoscete. Marco e Ciccio Merrino. Ragazzoni, qui parte l'audio, gli applausi. Tutto basta l'audio. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella, così rimarrete aggiornati su tutti i video che escono. Non è tipo il matrimonio di Cenerentola? No, è la campanella giapponese della scuola, ma velocizzata. No, è mio. Passiamo al video. Per chi non vi dovesse conoscere, ma non ci credo, chi siete? Cosa fate in The Life? Faccio video su YouTube. Sono io. E se ti vuoi divertire, chiami. Io sono un grande ballerino e uno streamer. Cioè, non si dice ballerino e stripper. Tu sei ballerino e streamer. Che sembra simile come parola, è molto diverso. Un'altra cosa. Fai lo striptease. Non faccio lo striptease. No. Dove siete originari voi? Sicilia. Sì, da Sicilia. Messinesi. Messinesi doc. Messinesi doc. Si sta un po' stretti. Molto. Stretto di Messina. Ok. No, niente, sono contento. Lo so. Un'altra, infatti, ci ho preso il caffè. E allora, quindi la vostra sicilianità vi accompagna e vi caratterizza nei vostri video e nei vostri balletti. Assolutamente. Tu balli in siciliano. Come si fa balla, tipo... Non lo so. Ma con lì sono fatto così, però siciliano è una pistola. Tipo, che ne so, di Torino com'è? Torino hai un toro, vero? Perché Torino è piccolo. Torino è... Come utilizzate voi solitamente la voce? Per chi conosce Marco, tu lo sai, quando è iniziato urlando fondamentalmente. Quando sono esploso urlando, ma ho iniziato con il voice over. Ehi ragazzi, dai gusti pazzi! Quindi comunque parlavi, cioè non ti si vedeva. No, principalmente non mi si vedeva, era la voce. A casa abbiamo sempre urlato. Ah, a casa mia era perciò un bordello. Perciò c'era una specie di autodidattica di urlo. Okay. È una cosa che mi hanno scritto sempre tantissimi. La perdi, la perdo io ascoltando, di figura di tu. Mai veramente. Ci sono un sacco di tecniche che poi ho scoperto su internet che usavo tu senza già sapere, facevi. Che senza sapere. Ma che insegnare, devi insegnare, ma cosa? Tu invece, come io, usi? Io, ecco, io la voce in realtà non la uso tanto perché io sono più una cosa fisica, quindi il ballo, no? Forse da streamer, no? Ho un accento molto siciliano e si sente. Ma non l'avrei. Questo è il mio unico problema, perché ogni volta che conosco gente una fa ma è sinese, è male. Ma fai come imbroglia, gli dici no. Sì, questo è una revolver. Ah, messinese quindi? Sì. Per davvero? Messinese. Dillo alla pistola, sono messinese, coglione. Vai. Però è con due dita, quindi è pistola. Batte 5. Ma che c***o ride? Nell'utilizzare la voce, avete mai fatto voci, vocine, vocette, imitazioni? Sempre, oltre a sempre. Ma non tanto di imitare, più altro di creare, però anche imitazione. Però creare è bello, eh. Anche io quando mi chiedono, ma mi insegni a fare la voce? Principalmente bisogna imparare a giocarci. A giocare. Con la prova. Se è un'imitazione che avete sempre avuto, o una che fate, che vi riesce bene. Io ne faccio, allora, in realtà, sapete così il tuomp di Super Mario? Sarebbe il blocco che cade. C'è il blocco che sta così. Che cade su di te. Lo fa uguale. No, ragazzi, preparatevi. Fermi. Oh, merda. È uguale. Adesso fare Pino Daniele. No, è la prima volta che sento mio fratello fare Pino Daniele, tra parentesi. La canzone è Tu dimmi quando. No? Come si chiama così? Quando. Tu dimmi quando. E dove sono i tuoi occhi e la tua bocca. Dai, dimmi che non è, dai. No. Sai che Pino Daniele è un cavallo di battaglia di Paolo. Siamo duettare. Poi ti prego. Vai via. Qui sei Stitch, che c***o fai? Chi è il Gabibbo? È il Gabibbo che... Uè, dimmi quando? Fa c***o. Così. Paolo, sono la puntata di Apezzo qui di Paolo. Striscia la notizia, i comini. Fa c***o. Metto 5. Fa c***o. Io l'ho visto chi c'è dentro. Chi c'è? Un giorno ero a Messina, avevo usato lo studio di Messina, era come mascotte, non so perché, dal posto era pelato. Beh, come il Gabibbo, giusto? Sì, però è comunque un po'. Ma tu c'hai quei pelati? No. No. C'è Paolo? No. Assolutamente no. Anzi, io amo i pelati. Che cosa ami di loro? Più di quelli che hanno i capelli, se puoi. Sono più simpatici. Secondo me dovresti rasarti tutto, va ora essere così. Bello, un nuovo. Un'imitazione che avreste sempre voluto imparare a fare e non siete mai... Mio padre. Ok, ora ho bisogno della base per... Chiamo mio padre. Sono Marco.
Oh Marco, mi hanno chiesto se volessi imitare qualcuno, chi imiteresti? E io ho detto mio padre, perché ha una voce molto grave e bella. Puoi parlare un po', tipo un minutino, parla di quello che ti piace nella vita. Nella vita mi piace stare bene, avere i figli, quello che si stanno realizzando, poi che mamma stia bene e basta ancora dire. Poi il resto tutto a posto, compare. Grazie, grazie Lillo. No, ciao, Lillo. Ciao, grazie. Ciao ragazzi, tutto bene? A parte solitamente i figli hanno una voce simile al padre. Esatto, esatto. Quando si sveglia o sta per andare a dormire, mio padre ha la voce perfetta, perché è molto... No, là è veramente... Proprio... Tipo Vin Diesel. Buongiorno. Sta ruttando. Ti avete fatto venire in mente che io, quando ho doppiato Vikings, a un certo punto in una puntata passano 13 anni. Quindi devi fare uno skip. E quindi ho dovuto... invecchiare un po' la voce, no? Ok. Tu la... Andiamo là, troppo, così è l'orco. Ma che cazzo fai? Così di parlare? Più in avanti. Devi capire. Oppure puoi diventare anziano come Gandalf. Ah, giù. L'abbiamo usato. Giù voleva. Ah, veramente? Abbiamo fatto The End in un... End. Ah, vero. Snake, sono il miglior cecchino del mondo. Vedi, è molto simile. Andiamo, Snake. Ah, di più verso l'alto. Devi... Andiamo, Snake. No. Fidati di me, pezzo di merda. Tu volevi imparare a fare tuo padre, tu c'hai un'imitazione invece che... Ma guarda, in realtà no, sempre improvvisato. La voce di Marco, secondo te com'è? Parla? No, senza imitarlo. Dalla faccia. Improvvisa, tu guardalo in faccia. Ciao Ciccio, tutto bene? Vengo anch'io da Messina. Fammi Claudio in sardo. Io... A posto le mani. Mi occupo dell'audio io. Io, bravo. Fai anche io. Io. Vabbè. Fammi Davide. Ciccio. Sì, oggi devo lavorare. Fai me. Ma non imita quello che ho detto ultimamente. Fai me nel posto. Che cazzo è, pappagallo sei? Sono un grande youtuber, streamer. Ma stai usando la tua voce per narrare la mia vita. Non essere. Perché? Perché tutti dicono abbiamo la voce uguale. Beh, è vagamente simile, sì. Ho iniziato a fare video, avrei la stessa voce sua di adesso. E lui quale aveva? La mia uguale. È un po' più... No, è più piccolo. Io me lo ricordo, me lo ricordo che mi scriveva 10 anni fa. Comunque hai ragionissimo. C'è questa roba qua che mi fa molto ridere quando cerco di fare nei miei video una roba cattiva, ma anche esausta. Finire il respiro e diventi quasi questo vecchio demonio. E tipo, dai, basta andare così. Sempre fatto ridere. Ho fatto questo qua io. Ciao. E che, con chi è? Questa è una palla. Questa è una palla, una persona. Dici palla. Cloud, muoviti! Sei Dio. Palla. Così la piego di più e mi viene molto meglio. No, senza piegarla. Allora, fai così. Tieni la nota. Vai su tenendo la nota. Cambia un po'. Cambia perché la proietti verso il basso. Ma tu si schiacci la gola quando fai così. Sì. Parti normale A e vai in Allora, praticamente. Ma non cambia molto. Ascolta, allora, praticamente per fare questa voce qua, io abbasso la testa, però quando abbasso la testa, io devo schiacciare. Ma no. Cioè, in realtà, potrei continuare sempre. Scusate, l'importante è che devo sempre avere la testa così. E questa è l'unica cosa pallosa. Ah, tu sei questo personaggio. Ah, lui è questo. Due palle. Ciao. Scusi, la stazione? La stazione... Vabbè, se va per avanti destra... Puoi lasciare? Quindi. Sì, basta, c'è sempre una tramara. Cerca di indicare con due mani. Se devi fare un applauso e dire bravo, bravo, come fai? Bravo! E poi quando ti dissi all'inizio di fare un personaggio e dirgli una voce stupida, come cazzo mi viene in mente di... No, è successo questo. Da piccolo avevo questa casa a mare e c'era questo divano, e mi metto a divano, faccio capriole. No, e quando facevo le capriole un po' sono rimasto tipo, sai quando rilasci le gambe in aria però rimani col posto? Sì. Ho detto sono scelto. E ho detto, oh, meno male, pensavo fosse cambiata la voce, ma io ho fatto qualcosa di... E sta voce l'ho sguardata. Quanti anni avevi? 5 anni. Mamma mia. Fate le capriole sui vostri divani e scoprite che voce vi esce. In base al divano. Ah, quindi la voce che fai del demonio è... Una cosa di fiato. Mi piace nella voce non quando posso... imito, o comunque faccio una cosa da... che non deve risalire alla mia. Fame. Figo.
Prova dello scioglilingua. Allora, lo faccio io uno scioglilingua. Dove siamo? Dove siamo? Belgio. Milano, Milano. A Milano. E quindi si fa scioglilingua milanese. Vai. Mi stai dicendo già lo sai? Ticket attacca di tac. Ticket attacca di tac. Tacco mi tacca mi. Tacco di tacca mi. Mi tacat noi tacati. Mi tacat noi tacati. Tacati tito tac. Tacati tico tac. Tacati tico tac. Ticket attacca di tac. Ticket attacca di tac. Proviamo in italiano. Tu che attacchi i tacchi. Tu che attacchi, tu che attacchi i tacchi. Attaccami i tacchi a me. Attaccami i tacchi a me. Non attacco i tacchi a te. Non attacco i tacchi a te. Attaccati tu i tuoi tacchi. Attaccati tu i tuoi tacchi. Tu che attacchi i tacchi. Tu che attacchi i tacchi. Vai di fila. Tu che attacchi i tacchi. Attaccami i tacchi a me. Non ti attacco io i tacchi a te. Sei tu che attacchi i tacchi. Quindi attacca di tuoi. No, è già. No, beh, brevissimi però. Qual è il nostro scioglilingua preferito? Qual è quello della cava? In un buco poco cupo, poco pepe cape. Cape? Cape. In un buco poco cupo, poco. In un buco poco cupo, io poco pepe cape. Eccoci. Let's go. In un buco poco cupo, poco pepe cape. In un buco poco cupo, poco pepe cape. In un buco poco cupo. Poco peche. In un buco poco puco. Poco pepe cape. In un buco poco cupo. In un buco poco cupo. Poco pepe cape. Poco pepe cape. Quindi? In un buco poco puco. Porco. In un buco poco cupo. Poco pepe cape. In un buco poco cupo. Poco pepe cape. Tu mi fai lo scioglilingua con la voce. Tu da vecchietto. Va bene. In un buco. In un buco. In un buco poco cupo. In un buco poco cupo. In un buco poco. Sei un pappagallo. Allora, in un poco poco cupo, poco pepe cape. Marco, ora con il tuo demonio. In un poco poco cupo, poco pepe cape. Wow. E io con quelle voce. Col vecchietto. La voce di Gandalf. Ah, in un buco poco cupo, poco pepe cape. No, merda. Ma è vecchio Gandalf. Non l'hai fatto neanche una volta, fallo una volta. Dai Gandalf, facciamola. In un buco poco cupo, poco pepe cape. Grazie allora a Marco e Ciccio Marino di essere stati con me. Dove vi possono trovare se vi cercano? A casa! Intendevi i social? Tutti i social. Sì, vorrei aver Marco messo. Merrino, cerca quello là. Mentre per quanto riguarda il video, condividetelo, fatelo vedere ad amici, zii, cugini, parenti, compare, nipote. Seguitemi su tutti i miei social che trovate in descrizione. E noi ci vediamo al prossimo vlog. Dove non so cosa farò, ma lo dirò. L'ho invertito. Ah, la magia. Wow. Chi l'avrebbe mai detto che avrei detto la cosa che non sapevo che avrei detto proprio quando l'ho detta, eh? È fantastico. E pensa che su questo canale ci sono anche un sacco di altri video bellissimi dove dico cose che non avrei mai pensato di dire se non le avessi dette in quel video. Basta cliccare.